è già qui, è questo il nuovo claim di Hyundai per tracciare le linee guida dei prossimi 10 anni di mobilità, in cui tecnologia ed ecologia faranno la parte del leone per scrivere un nuovo futuro sul mondo dell'automotive. Nel breve periodo Hyundai ha infatti in programma di investire oltre 46 miliardi di euro necessari per introdurre tecnologie come la guida autonoma di terzo livello o innovativi servizi di mobilità multimediale. Ma il lavoro di Hyundai non viaggia solo attraverso l'elettricità, parallelamente l'obiettivo è quello di portare alla disponibilità di tutti l'idrogeno, con investimenti di oltre 6 miliardi e mezzo di dollari per l'incremento della capacità produttiva delle celle a combustibile e innovativi sistemi di trasporto e stoccaggio dell'energia. Ad inaugurare il segmento delle vetture a idrogeno è Nexo, che attualmente garantisce un'autonomia di 666 km. È vero, attualmente in Italia è disponibile solo una stazione di ricarica, a Bolzano, ma nel 2020 Eni dovrebbe rendere operativa un'altra stazione a idrogeno, a Milano, e già il discorso si fa più interessante. Non importa se in casa Hyundai siano visionari o fortemente attaccati alla realtà, ciò che conta è che questa è la direzione intrapresa. La nuova mobilità è a emissioni zero e soprattutto le opzioni che uno immagina nel futuro non devono essere aspettate o ingegnerizzate per averle tra qualche anno. Già oggi la gamma elettrificata Hyundai è una di quelle diciamo di riferimento del mercato. Annunceremo introduzioni di ulteriori versioni elettrificate nel corso del 2020 e soprattutto abbiamo soluzioni che nessun altro ha, come la Nexo a idrogeno, quindi l'unico SUV a alimentazione ad idrogeno del mercato. L'ambizione della casa coreana è quella di diventare mobility provider e quindi vendere prodotti e servizi su misura, perché la tecnologia migliora la vita delle persone quando diventa alla portata di tutti.